Buonasera, benvenuti a tutti. Volevo, prima di presentarvi Paolo e la Teresa, volevo raccontarvi brevemente come è nato questo ciclo di incontri. Il tema della famiglia e dell'educazione sono temi molto presenti in tutte le vicende quotidiane di tutti noi, di tutte le nostre famiglie. E soprattutto con alcune amiche quest'anno ci siamo confrontate molto a partire dalle domande che nascevano in noi guardando i nostri matrimoni, guardando i nostri figli. E proprio grazie a queste domande abbiamo iniziato a farci anche molta compagnia nelle giornate e questo per me è stato veramente il primo frutto. E abbiamo iniziato a condividere ciò che ci sta più a cuore e anche tutte le fatiche che abbiamo appunto rispetto anche ai nostri figli e tante domande che quotidianamente vengono fuori. E ci siamo accorti di quanto sia bello e anche potente non essere soli in queste domande, ma avere qualcuno a fianco che vive le nostre stesse dinamiche. E questo riguarda veramente tutti. E tante volte ci sono tematiche che sono difficili da affrontare e anche da guardare. Quindi è nato proprio anche per questo, per proprio farci compagnia, per portare queste domande insieme. E quindi da qui è nato questo desiderio di poter fare un incontro aperto a tutti, un ciclo di incontri, e dove poter ascoltare delle testimonianze, come anche stasera con Paolo e la Teresa, e poter anche dialogare e anche farci aiutare. Quindi la cosa che mi premeva a dire è che noi siamo partiti da una positività, da un'immensa gratitudine guardando i nostri matrimoni e guardando le nostre famiglie. E quindi io spero che possa essere anche un'occasione per tutti, queste testimonianze, questi incontri. Volevo anche approfittarne per ringraziare, le nostre scuole, le Figlie del Gesù e la San Vincenzo che ci hanno sostenuto anche in questi incontri. E poi vi presento Paolo da Perugia. Quindi volevo presentare voi due, che siete due cari amici di Milano con cinque figli. E mi piacerebbe partire tanto da una domanda, poi dopo ci sarà spazio per tutte le domande che avete, però a me piacerebbe tanto chiedervi questo, cioè se ci raccontate la vostra storia alla luce di una domanda, cioè che cosa vi permette di stare insieme oggi davanti a tutte le sfide di ogni giorno, cioè davanti alle sfide che il mondo vi chiede? E quindi mi viene anche da chiedervi quindi perché secondo voi vale la pena affrontare un matrimonio adesso, in questi giorni? Bene, buonasera a tutti, piacere. Allora, ma parto, la domanda mi sembra abbastanza di peso, diciamo. Mi fa ridere perché, da un lato, quando capita che degli amici ti invitino a parlare della tua esperienza del matrimonio, è sempre è una cosa straordinaria, perché per un motivo principale, che vuol dire che c'è qualcuno che ti guarda ancora come tu probabilmente non sei neanche più capace di guardarti. Nel senso che, ed è una bella sorpresa, perché ognuno di noi fa esperienza di come nel quotidiano il proprio matrimonio ogni tanto, come dire, non è sempre il punto di luce più fulgido che ci sia. Mi fa ridere perché in quest'ultimo periodo, se voi aveste abitato a casa nostra, avreste sentito probabilmente delle frasi del tipo: questa famiglia non esiste più, fatti vedere da uno bravo, tu non ci sei più con la testa. Sono le frasi proprio da testimonianza davanti. Però invece, come dire, l'essere dentro ad una storia di amicizia con della gente che ti guarda di più rispetto a quello di cui sei capace tu e rispetto alla tua meschinità, è la cosa più bella che ci sia, è la grandezza della Chiesa. E ti fa capire che anche nella vita ci si può guardare con grande ironia, cioè, come dire, che il punto della vita non è essere all'altezza, il punto della vita è che si possa, come dire, possa essere un punto di senso da cui si possa ripartire nonostante la meschinità, l'incapacità, l'incoerenza. Noi ci siamo sposati 13 anni fa e mi
mi colpisce che sia io che Teresa abbiamo fatto un cammino all'interno della Chiesa, all'interno del movimento di Comunione e Liberazione, e avevamo due riferimenti, preti, il mio un po' più burbero, Don Fabio, e il suo Don Pino, e, i quali in maniera diversa però ci hanno sempre richiamato, come dire, ad un guardarsi proprio con questo sguardo qua, innanzitutto di pietà verso di sé, di compassione, di, e anche di simpatia. Mi ricordo che pochi giorni prima che ci sposassimo fervevano i preparativi, il catering, gli invitati, ma perché ne hai invitati così tanti, ma non ci stanno, ma tu vuoi, ma i tuoi amici, i soliti. E a un certo punto andiamo a trovare Don Fabio, carichissimi di questa, anche di questa tensione buona, anche organizzativa, diciamo, e la Tere, che è sempre stata la più profonda della coppia, dice: ma Don Fabio, ma noi cos'è che dobbiamo tenere in mente? Ci stiamo perdendo dentro i meandri dell'organizzazione, dentro i problemi del budget, del catering, del primo, del secondo, del dolce, ma cos'è che dobbiamo tenere in mente di più in questo ultimo mese che ci separa dal matrimonio? E Don Fabio, che era una persona abbastanza burbera, appena accennato uno sguardo sopra gli occhiali, dice: una Ave Maria alla Madonna e che Dio ve la mandi buona. Parimenti, Don Pino, mi ricordo che ci aveva detto: tenete sempre una finestra aperta in casa vostra, fosse anche una bascula, tenetela sempre aperta perché lo spirito possa passare, possa entrare. E, posto che noi, è vero che abbiamo iniziato così e ancora oggi noi dormiamo con una bascula aperta, ma era come se dettasse un metodo, cioè il metodo di un evitare che l'aria del nostro rapporto a un certo punto rischiasse di diventare stantia, quindi di già saputo, di già conosciuto, di scontato. E ce lo diceva con questo metodo semplice che, ripeto, noi utilizziamo ancora, di lasciare un pezzo di finestra aperta di sera perché lo spirito possa passare. Ed entrambi, come dire, mi ricordo che ci sposarono entrambi e al momento dello scambio della pace entrambi ci dissero, nell'abbracciarci, nello scambio della pace ci dissero: siate felici. Ecco, io, come dire, se penso a perché mi sono sposato 13 anni fa, mi sono sposato esattamente per poter tenere fede a questo desiderio: siate felici. E quindi mi sono sposato innanzitutto per una disponibilità, più che per un'adeguatezza o per una capacità. Io non ho fatto nessun corso, nessun MBA per capire cosa volesse dire essere un buon marito, un buon padre. Eppure, come dire, dentro questa storia, dentro a tanti amici più grandi, di cui Don Fabio e Don Pino sono un esempio, ma è come c'è stata la possibilità di vedere in atto, in qualcuno come me, non sicuramente più eroico, più santo, più capace di me, una disponibilità a dire: è possibile dire di sì a Cristo nel rapporto con una persona sola e non con altri, con una sola, che è Teresa. Ed è una possibilità per me oggi, se io sono disposto a questa apertura, a questa disponibilità. E così è stato, e così siamo partiti nel nostro matrimonio, e questa disponibilità, come dire, ce la siamo richiamata anche nella frase che abbiamo scelto come frase del nostro matrimonio. Abbiamo preso la frase di San Paolo: di tutto sono capace, Signore, se sto con te, che sei la mia forza. E poi c'era un pezzo di una frase sotto di Don Luigi Giussani che dice: è un tu che domina, non delle cose da rispettare. Abbiamo come voluto dare da subito la cifra, almeno tentata, del nostro matrimonio, che non fosse un problema di questioni da rispettare, ma di stare di fronte a questo tu, cioè di fronte a Gesù Cristo che ci diceva: ma tu
sei disposto a dare la tua vita per me nel rapporto privilegiato e preferenziale con Teresa? E quindi questa disponibilità è come se si fosse espressa negli anni in maniera molto semplice. Quell'apertura a cui ci richiamavano i nostri amici è diventata l'apertura della porta di casa, l'accoglienza a tanti amici, la possibilità di interferenza su quelle che sono le questioni della vita, i problemi della vita, ma fin nel dettaglio, fino all'educazione dei figli. Noi siamo gente, io lo dico sempre, che si impermalosisce se ci dicono che quel tappeto lì è un po' sgualcito, figuriamoci se ti dicono tuo figlio però deve darsi un po' una calmata. E invece arrivare fino a lì, o aiutarsi sull'educazione all'uso dei soldi, piuttosto che su derive possibili in ambito professionale, nel lavoro, magari il fatto di entrare sull'aspetto della carriera, allora magari richiamarsi. Insomma, c'è stata un'amicizia sempre più interferente e sempre più frequente. Era una delle cose che noi, proprio da Don Fabio, personalmente ho imparato. Io ho fatto ingegneria e mi ricordo che negli ultimi anni prima che mi laureassi e negli anni immediatamente dopo la mia laurea, lui prendeva alcuni amici, me e altri 7, 8, 10 ragazzi, e ci portava a cena da delle persone, da delle famiglie più grandi. E quindi noi siamo cresciuti, come anche con Tere, come al tavolo con delle famiglie, magari con 3, 4, 5, 6, 7, 8 figli, in cui vedevamo questa disponibilità e questa disponibilità diventava desiderio di poter essere fatta nostra, no? E quindi questo, come dire, ci ha segnato molto poi sul dopo, ci ha segnato nella disponibilità appunto all'apertura di casa nostra. Abbiamo capito che eravamo un po' vecchi quando Don Fabio ha iniziato a portarci a casa nostra gli altri ragazzi più giovani. È una disponibilità che è arrivata nell'accoglimento, nell'accoglienza dei bambini, che sono arrivati numerosi, sono arrivati subito, ringraziando Dio, e come dire, anche lì ci siamo messi in cammino per come eravamo capaci, dentro a questa compagnia grande di gente che ti diceva: guarda che così come sei, così vai bene. Cioè, dentro questa posizione di grande pacificazione, non so come definire. E quindi anche questa amicizia con questi amici è diventata, riflettevamo con Tere mentre scendevamo, un'amicizia tantissimo con amici consacrati, per cui Don Fabio e Don Pino, come dicevo, ma è cresciuta con altri amici, con Don Andrea, che è il prete che abbiamo incontrato quando siamo andati a vivere a Precotto, che è un quartiere ridente di Milano, con Don Francesco Ferrari, che è il fratello dell'Andrea, cognato della Marti, con padre Chiche, che è un amico che sta a Monaco in questo monastero. E ovviamente su questo, come dire, un continuo cammino di, anche lì, di interferenza reciproca su due forme vocazionali diverse, ma in fondo sempre di fronte alla stessa cosa. E questo, come dire, ci ha sempre poi educato sempre di più al rapporto con i nostri amici più cari, secondo le forme che dicevo prima. La cosa che ci ha aiutato moltissimo in questi anni è stato poi il guardarsi, come dire, il guardarsi tra di noi e il correggersi tra di noi. Ho in mente una mattina che forse capita anche a voi, ci sono quelle mattine in cui suona la sveglia, bisogna partire a mille, sembra il Vietnam, e c'è il pannolino da cambiare, c'è la colazione, poi c'è la pappa al sacco, poi mi sono dimenticato che lì c'aveva la cartella di educazione tecnica. E mi ricordo che una mattina Tere usciva, come spesso capita ormai, ed esce senza praticamente guardarmi, cioè non ci si guardava, cioè si andava in parallelo, totalmente in parallelo, cioè avremmo potuto scontrarci con la testa l'uno contro l'altro e non accorgercene. E mi ricordo che a un certo punto io gli scrivo, le dico: oh, buona giornata, non mi hai neanche guardato. E lei, che mi conosce, che non sono proprio mister sentimentalismo,
Mi dici, ma come, ma proprio tu mi dici, cioè, non mi hai neanche guardato, cioè, non è un tema che non ti sei mai posto nella vita che io ti guardassi. Invece era proprio il richiamo, è proprio il richiamo, il tentativo di dire, ma non è il problema che tu ti fermi e mi fissi come si fissano nei film di Muccino, cioè è il punto che dove sei, dove sei? Cioè nel turbinio della vita l'esigenza mia è di qualcuno che io sento compagno, vero, dentro pur alle esigenze, ai casini e alla, come dire, al fermento che c'è nella vita, ma con cui uno possa guardarsi e dire: oh, stiamo di fronte a questo tu, non alle cose da rispettare. E questa è una cosa che, come dire, tentativamente ci richiamiamo spessissimo con lei, quando vediamo che c'è come dire, una deriva, come c'è, come il rischio di una deriva che si facciano appena le cose, ma che non si vivano, che non si stia di fronte a questo tu, che è l'unico che dà il senso alle cose, che è l'unico che dà tutta la profondità delle cose che si fanno, siano queste il lavoro, l'organizzazione familiare o la vita sociale. L'altra cosa bella che mi è successa con la Tere che voglio raccontare è stata questa, proprio a proposito di rischio di derive dal punto di vista lavorativo. Era un periodo che facevo molta fatica al mio lavoro, il capo mi sembrava che non mi valorizzasse, ero su alcuni progetti abbastanza importanti ma che non giravano. E allora una sera, proprio scornatissimo da questa cosa qua, ceniamo, i bambini raccontano, io guardo basso quando rispondiamo a monosillabi, loro magari dicono: oh, papà, oggi all'Asia, dice sì, grande, bellissimo. E poi dopo li metti in pigiama: oh, papà, ma sai che il Milan? Sì, no, bellissima cosa, grande, grande. Con la testa totalmente altrove, con la testa totalmente sulla mia incapacità, su uno degli aspetti della vita, che era quello lavorativo, peraltro abbastanza ingombrante, niente di scandaloso. E mi ricordo che a un certo punto la Tere viene e mi dice: oh, ma cosa c'è? Cioè, non ci sei, non ci sei. I bambini ti parlano, guardi altrove, a cena eri un ectoplasma, cos'è che succede? A un certo punto io scoppio e dico: cacchio, succede che non va bene, sto lavoro qua non va bene, non, sento che non gira, mi sembra di non crescere, di non imparare, il mio capo non mi considera, quel collega lì non capisce, quello lì, e parto con tutta una geremiade di cose che non vanno. A un certo punto lei mi ferma, e questo è stato per me un grande punto di discontinuità, e mi dice: come capirete, sono esempi di una banalità quasi imbarazzante, ma è di questi che è fatta la vita. E a un certo punto mi dice: Paul, ma noi abbiamo tutto. Noi nella vita abbiamo tutto. Perché possiamo stare di fronte a quel tu. E questa cosa qua, devo dire che è stata, come dire, rigenerante, perché non mi ha risolto il problema di quella cosa lì che, come dire, quel progetto lì non è che sia risolto dal giorno dopo, ma è come se mi avesse rimesso potentissimamente di fronte ad una appartenenza, cioè al fatto che io sono di qualcuno che dà un senso anche a quella mia incapacità, anche a quella mia incoerenza, anche a quella mia. E me lo fa capire dentro ad un rapporto preferenziale, che è quello con lei, che a un certo punto, con questa letalità, dice: ma noi abbiamo tutto. Che se ci pensiamo fuori da un contesto, come dire, di fede, è una frase da pazzi, perché noi abbiamo tutto cosa? Ma non abbiamo la macchina, non abbiamo la casa bella, non abbiamo lo stipendio a 5 zeri, non abbiamo. Uno potrebbe mettersi a fare tutto l'elenco di cose che dice tutto cosa, e invece noi abbiamo tutto, cioè abbiamo, come dire, la chiave di lettura della realtà per la quale tutta la realtà può essere vista nella sua profondità. Cioè noi abbiamo il rapporto privilegiato con Gesù Cristo che ci consente di stare di fronte alle sfide della realtà. E quindi si può ripartire, e quindi, come dire, si può stare di fronte a tutto. Dico solo le ultime due cose. La prima è questa: i figli sono uno spettacolo da questo punto di vista, perché vengono dietro a questa baldanza che vedono in te, che vedono in me e Tere.
Cioè, i bambini, da questo punto di vista qua, non gliene frega niente di quanto, almeno per adesso, eh. Però sono una bella lezione comunque. Noi abbiamo la più grande che ha 12 anni e poi 10, 8, 5, 1. E i bambini non gliene frega niente della nostra incoerenza. Non gliene frega niente che tu quella sera lì, hai guardato il cellulare o gli hai risposto male. Cioè, per i bambini noi abbiamo crediti illimitati. E questa è già una cosa, secondo me, pedagogicamente interessante, perché appunto, c'è qualcuno, c'è un punto nella realtà che ti guarda sempre, come dire, dandoti credito illimitato. E la cosa bella è quando hai la percezione che inizino a respirare di quello di cui respiri tu, cioè di questo rapporto con degli amici, di questo rapporto in cui questo Gesù Cristo non è un fiato, ma è una persona, è un posto, è un luogo. E allora loro magari nella loro semplicità iniziano a chiederti: ma oggi viene qualche amico a cena? Oppure, ma cavolo, ma viene il fra di Reggio stasera a cena? Ma dorme qui il fra di Reggio? Noi abbiamo una stanza a casa che è la stanza del fra, che è la stanza dell'ospite. Però per dire che, come dire, loro respirano quello di cui respiri tu. E da questo punto di vista qui, mi colpiva perché una volta siamo andati a trovare Giussani, la tomba di Giussani, e a un certo punto lì ci sono delle urne dove si può mettere un bigliettino, un pensiero, qualcosa, ci sono delle matite. E a un certo punto noi attacchiamo con una decina di rosario e vediamo che la tecla, che è la nostra più grande, si stacca. E inizia a segnare sta roba qua, inizia a scrivere qualcosa su questo foglietto. E noi facciamo finta di niente, ovviamente, però a un certo punto la curiosità è salita più di mia moglie che mia. E dice: ma guarda che sta scrivendo, sta scrivendo, sta scrivendo, cosa non sta scrivendo? Alla fine, vabbè, lei ha voluto venire, è voluta venire a darci questo bigliettino dicendo: guarda, non so dove lo devo infilare, ce l'ha dato aperto. E mi ha fatto ridere che a un certo punto, mi ha fatto ridere, mi ha fatto commuovere che a un certo punto abbiamo letto questo bigliettino che diceva: Caro Don Luigi Giussani, sono Tecla, figlia di Teresa e Paolo Lamperti. Quindi ha ridetto di questa parte, io chi sono, di chi sono. Se gli hai fatto scoprire Dio, ti devo tutto anche io, come loro fanno. Amen. E mi ha colpito questa cosa qua perché, appunto, cioè, quantomeno noi abbiamo il problema di spiegargli le cose o di attrarli a noi, e quanto più, come dire, loro hanno la possibilità di vedere quello che sostiene noi, che genera noi, che rende noi più contenti, più lieti. Tanto da dire: se gli hai fatto scoprire Dio, ti devo tutto anche io, come loro fanno. Lui dice: ma cos'è che vede questa bambina qua? E anche questa è una grande consolazione. Perché appunto anche coi figli, come dire, il rischio è che ci si dia da fare per poter essere amati da loro. Invece la questione è l'opposto, cioè che si fa perché si è amati. E questo loro lo capiscono bene, loro lo capiscono bene, cioè se uno si muove per il problema di un tornaconto anche del loro bene, oppure se uno si muove perché forte di un rapporto prima che lo ama e lo perdona. Ora chiudo perché la Marti dice questa cosa che è io sembra, non ci siamo messi d'accordo, ma racconto quest'ultimo episodio molto semplice. Qualche tempo fa vado a fare la spesa all'Esselunga, uno di quei momenti in cui la moglie sclera e ti manda all'Esselunga con quattro figli pur di farti uscire di casa. E allora io mi ritrovo all'Esselunga con quattro figli, due nel carrello, uno legato nel marsupio, insomma, e inizio a tirare dentro cose nel carrello con quello lì che ti butta dentro il dentifricio. No, il dentifricio non serve, prendiamo questi qua, il tonno, no, il tonno l'abbiamo già preso, cioè casino. A un certo punto arriva una signora e mi dice, mi guarda un po' tra il sorpreso e l'indignato, e mi dice: certo che lei ha
ha un bel coraggio, tutti sti figli venire a fare la spesa, anche mia moglie c'ha un bel coraggio a mandarmi. Però a un certo punto io rispondo e dico: sì, però signora, guardi, ne vale la pena? Che è la classica risposta che uno dà alla signora dell'S lunga per togliersela, perché ci manca anche la signora dell'S lunga. Invece mi colpisce che tornando a casa, che è proprio la frase che hai usato tu, Marti, che hai detto perché vale la pena? Io tornando a casa a un certo punto ho pensato: cavolo, ma quella risposta lì, in realtà, che è una frase normalissima, cioè ne vale la pena, è geniale. È proprio geniale, cioè non è un pur parler. Perché il problema è che nella vita a noi nessuno, neanche Gesù Cristo, ci ha promesso che la pena non ci sarebbe stata. Cioè passione e morte se le ha fatte lui persino. Però a un certo punto nella realtà deve esserci qualcosa guardando la quale uno dice: è pena, c'è fatica, c'è la croce c'è, ma ne vale la pena. Cioè c'è sempre qualcosa nella realtà che guardando la quale uno dice: cavolo, per quel sorriso lì, per quella frase lì, per quel raggio di sole lì, per questo invito qui, vale la pena la vita, vale anche la pena, vale anche tutta la croce, tutta la fatica, tutta l'aridità che uno sente. C'è sempre un punto nella realtà guardando il quale uno dice: cavolo, per questa cosa qua vale la pena. E quindi la cosa che io ho in mente tanto in questo momento del nostro cammino è questa, cioè di poter tenere sempre di più lo sguardo aperto a dove il Signore riaccade, a dove il Signore chiede di essere riconosciuto, perché quella cosa lì ricolora di senso tutto e quindi davvero ne vale la pena. Buonasera, io sono Teresa, ma senza appunto troppo argomentare, anch'io racconto solo qualche episodio della nostra vita di sposi, di genitori, così mi sembra più utile e anche più vero. Ma la prima cosa che racconto, proprio in ordine cronologico, è stato l'inizio, proprio l'inizio del nostro matrimonio, intendo dire proprio il primo giorno dopo che ci siamo sposati. Noi ci siamo sposati in una fredda giornata di gennaio, aveva peraltro nevicato i giorni precedenti, per cui c'era la neve, faceva freddo, però in un giorno di sole freddo e col sole, col cielo azzurro, ed è stata una bellissima festa, c'erano tanti amici e siamo arrivati al matrimonio con grande gioia. Io ho atteso moltissimo questo momento ed è stato tutto bellissimo, la messa, la festa dopo e poi tornare in questa piccola casa in affitto che avevamo trovato e insomma l'indomani si partiva per il viaggio di nozze, quindi niente di più magnifico nella storia di una vita, cioè sei sposato e parti per il viaggio di nozze. E quindi la mattina abbiamo preso la macchina e siamo andati verso le montagne, andavamo verso Trento da un amico di Paolo che ci avrebbe poi ospitato per un giro un po' culturale, per me culinario per lui. E, per cui siamo partiti ed eravamo in macchina e io ricordo questo lungo viaggio in questa macchinetta molto scalchignata che ci aveva prestato sua mamma. E ricordo che durante questo viaggio, ma fin dalle prime battute, a dire il vero, della mattina, era subentrata in me, era un po' nata in me una sorta di tristezza. Cioè mi ero alzata con una malinconia, con una tristezza, chiamiamola come vogliamo, però che mi aveva, dico la verità, molto spaventata, perché dicevo: com'è che qua? Sono appena sposata da 12 ore. E cos'è questa,
così questo disagio, no? Non capivo tanto bene ed ero abbastanza taciturna, la qualcosa non mi caratterizza. E così mi ero anche un po' ripromessa, devo dire la verità, di tacere o di mentire rispetto a questa tristezza, di non volevo ferire il Paolo, cioè, se il mio neo marito da 12 ore sa che ho questa cosa dentro, chissà, magari si spaventa, sì. E vabbè, eravamo in macchina e appunto però io stavo in silenzio e a un certo punto il Paolo ha capito questa cosa e io piano piano mettevo un po' a fuoco che questa tristezza era un po' figlia del fatto che dopo questa grande festa, dopo questa grande promessa, dopo questo sacramento, l'inizio di una vita insieme, cioè l'inizio del viaggio di nozze, che però è l'inizio del viaggio della vita da coniugi, da sposati. Era come se un po' ci guardassi da fuori, dentro questa scatoletta di latta, io e lui, che andavamo verso le montagne, forse anche per l'imponenza delle montagne, e come ho sentito che eravamo piccolissimi. Cioè ho detto, ma adesso noi due dove andiamo? Cioè, cosa facciamo? Adesso cosa comincia? Cioè, adesso come ho avuto il rebound forse di tutta una cosa e poi di vedere invece queste due fragilità, questi due già totalmente nel senso del limite che è l'uomo e che anche sono i rapporti. I rapporti sono pieni di limiti. E che l'altro non può darti la felicità, che non te la dà. E quindi avevo dentro proprio questo dramma. E lui a un certo punto si è girato e mi ha detto, ma cos'hai, sei zitta da tempo, sei triste, sei malinconica. E io che mi ero giurata di non dirgli niente, di dire ma andiamo, figurati, ma mal di testa, andiamo. Ho proprio invece detto la verità perché lui mi ha fatto quella domanda con verità. E allora con semplicità, anche credo con tenerezza, gli ho detto ma un po' sì Paolo, cioè. E lui con l'abbozzo quasi di una lacrima mi ha detto ma sai anch'io un po'. E quando lui ha detto questa battuta semplicissima, io mi ha liberato questa sua battuta, cioè mi sono sentita liberata in quel momento, perché io temevo esattamente che, come dire, un'immagine su di noi, invece l'idea che anche lui sentisse questa pochezza, questa fragilità, questo infinito che noi mendichiamo e che non abbiamo in tasca, mi ha come rinfrancata, mi sono come detta adesso possiamo partire, cioè adesso si può partire per questo viaggio di nozze e per questo viaggio che è la vita, perché sono con uno che non crede che io possa rispondergli e ho proprio capito di più anche l'immagine che è il matrimonio, che non è proprio guardarsi ma è guardare insieme, no? Che è camminare insieme. E mi è tornato in mente una cosa che mia suocera, che è una fine latinista, con cui spesso mi diletto a parlare, ce la raccontiamo su perché abbiamo tanti interessi comuni, mi aveva detto una volta mi aveva detto è già tanto essere compagni, ma di più coniugi, perché condividere il pane è già cosa nobile, ma condividere il gioco, ma condividere il compito è molto di più. E lì, in quel momento lì ho capito questa cosa, cioè ho capito che noi eravamo coniugi, cioè che noi avevamo un compito molto chiaro, che è cercare la felicità, che non è lui, non sono io per lui. E quindi questo ha come dato un ordine, una direzione, un ideale fin da subito al nostro matrimonio
e anche allenato un po', devo dire, a non scandalizzarsi mai della tristezza, della delusione, della malinconia. Anzi, io ho imparato nel tempo proprio che questi sentimenti dentro il matrimonio possono diventare una benzina, cioè possono diventare cioè proprio quello che alimenta la ricerca, proprio la constatazione che l'altro è un limite e che tu lo sei per lui, possono diventare motivo della ricerca di Dio, cioè motivo della ricerca di qualcosa che limite non è e che può farti felice. E poi infatti il nostro matrimonio, spero di non aver dato l'idea che fosse triste, è stato bellissimo e pieno di gioia da subito. E appunto sono arrivati i figli e ci siamo buttati nella professione come potevamo, crescendo, e abbiamo aperto la casa. C'è un altro momento importante della nostra vita che è coinciso con una malattia che ha avuto il Paolo. Dopo qualche anno di matrimonio, dopo che erano nate le prime due femmine, Tecla e Agnese, Paolo si è ammalato di una malattia piuttosto grave, che si chiama sindrome di Guillain-Barré. È una sindrome neurologica e lui in poco tempo, in pochissimo tempo, ha perso la facoltà di tutte le facoltà vitali. Cioè ha perso la mielina che muove i nervi non muovevano più i muscoli e quindi lui si è totalmente paralizzato. È una sorta di SLA ma reversibile. E lui era come in uno stadio finale di un malato di SLA, è finito in terapia intensiva, è stato intubato, è stato tantissimo intubato e poi è stato tantissimo in ospedale. Siamo stati fermi un anno, lui è stato circa metà anno in ospedale tra la terapia intensiva e una struttura di riabilitazione. E diciamo che quell'anno lì, in una vita familiare con due bambine molto piccole, ovviamente si è sentito e sono successe tante cose. E poi dopo è guarito, quindi dopo una fase molto critica, in cui ha anche rischiato di morire, ma invece dopo è guarito. E in questa lunghissima degenza che poi lui ha fatto in un centro riabilitativo, io ho imparato, vabbè, sicuramente la malattia è diventata un po' una compagna di strada, ma non appena la sua, anche quella dei malati con cui noi siamo diventati amici quell'anno della nostra vita. E volevo raccontarvi questo episodio perché a me ha fatto crescere tanto nel matrimonio, anche rispetto ai figli, ma più rispetto al Paolo, perché i figli non sono mai il primo problema, mai, e non sono mai al primo posto. Prima c'è sempre lo sposo, sempre. E mi ricordo che quando è andato una volta al Paolo mi aveva detto con una severità bestiale alle prime battute della sua malattia, quando si capiva già che stava diventando molto grave, io gli avevo detto, a un certo punto gli avevo detto, adesso vado dall'ospedale, vado dalle bambine, hanno bisogno. Lui mi aveva guardato con una certa letalità e mi ha detto, prima ci sono io. Però è una cosa che poi non è una questione di egoismo, è proprio così, cioè nel senso che i figli vivono del rapporto sponsale, di quella comunione, per cui questo è importante. Vabbè, è così, in quell'anno lì, vabbè, torno alla riabilitazione, in quel centro lì, eravamo appena arrivati da poco e ci avevano messo in una sorta di, lui era ancora intubato, quindi in una stanza che era una sorta ancora di terapia intensiva con altri intubati gravissimi, malati gravissimi allo stadio terminale della SLA. E io, che venivo fuori da un lungo periodo di terapia intensiva ed ero stanca, stufa, impaurita, piena di dolore, avevo visto delle cose in terapia intensiva nei mesi scorsi che non volevo più rivedere. Pensavo, andando nella struttura riabilitativa, che sarebbe stato facile, e invece il rinizio dentro questa struttura è stato difficilissimo, soprattutto per quella camera con quei malati lì. E ho avuto una sorta di, spero di non scandalizzarvi, rifiuto. Cioè io non riuscivo a guardare questi malati, cioè non riuscivo a guardarli, cioè ero piena di dolore e non volevo più dolore, cioè molto semplice. È un po' cattivo, però non riuscivo a guardarli. In più c'era in questa stanza un silenzio assordante, perché questi malati sono immobili,
però hanno il cuore e il cervello perfettamente cosciente, ma non si muove niente, non c'è neanche il fruscio delle lenzuola. E a me questo silenzio appunto era assordante, cioè mi mandava ai matti, cioè io entravo in quella stanza e morivo. Per cui io dentro di me, per sopravvivere, avevo pensato che mi sarei concentrata sul Paolo, che io gli altri pazienti non li guardavo, che avevo già i miei casini e fine. E poi niente, a un certo punto in questa stanza stavano anche ovviamente tutti i parenti, eravamo prima del Covid, quindi si poteva stare. E io comincio a vedere, così stando in questa stanza, comincio a vedere la moglie di uno di questi malati, tal Antonia, e comincio a notare che lei tutti i giorni fa questa pratica, cioè nel pomeriggio comincia questa lunghissima operazione di togliere il pigiama al marito, vestirlo di tutto punto, con tanto di giacca, camicia, cravattino, profumo, lavaggio delle orecchie, lavaggio della bocca. E tanto che il primo giorno che l'ho visto ho detto al Paolo: ma va, andranno a casa, cioè lo sta vestendo, van via, no? E invece niente, cioè pomeriggio cosa succedeva? Che lui tutto vestito perfetto, preciso, arrivavano gli OS con tutti i sollevatori, un reparto dove non si muove nessuno, tutti venivano messi sulle sedie a rotelle per circa un'oretta il pomeriggio in maniera tale da poter andare almeno sul corridoio. E anche al Paolo tutti i pomeriggi veniva fatta questa pratica. E niente, poi quella sera stessa Antonia riprende il marito, rimesso dagli OS col sollevatore nel letto, rispogliato tutto, il giorno dopo uguale. Io dopo un po' di giorni dico al Paolo: ma sta qui, cioè, ho capito tutta sta, tutte volte gli mette tutta sta roba, cioè un'ora a spogliarlo. E io dalla mia, in maniera molto grezza, e come sono un po' anche su alcune cose sono un po' così, visto che tutti hanno ovviamente i respiratori, molto basic, io avevo preso delle magliettone, le più brutte che avevo in casa, avevo tagliato i colli con le forbici, avevo preso i pantaloni da calcio più larghi che avevo e glieli infilavo su, quindi tutto facile, cioè gli infilavo il magliettone con il respiratore, gli infilavo le cose, basta, cioè è così, basta, quando c'era era tutto facile, non avevo paura di toccare le macchine, di far casino, niente, al terzo giorno che vedo l'Antonia che fa tutta sta pratica, gli dico: ma lo metti bene, dico, lo sistemi bene tuo marito tutti i giorni, un po' anche per capire perché facesse tutta sta roba. Lei mi guarda e mi dice: oh mamma mia, meno male che me l'hai chiesto Teresa, perché infatti volevo proprio dirti che tuo marito è veramente bruttino, se domani puoi portargli un Apollo. Dico: no, effettivamente bruttino rispetto a tuo marito, però. E dopo comincia questo dialogo con lei e lei mi dice: ma guarda Teresa, cioè mio marito è malato da tanti anni e lui non va più a lavorare da tanti anni e gli uomini vanno a lavorare e per andare a lavorare si mettono la giacca, la camicia e la cravatta. E visto che lui non va più a lavorare, ma va un'ora in carrozzina al pomeriggio, io quando lui va in carrozzina lo vesto come se andasse a lavorare. E io da questa battuta semplicissima di questa donna ho come capito di più, vabbè, ho capito di più che cos'è la dignità di un uomo, cioè io ho capito di più che cosa vuol dire rispettare la dignità di un uomo, ma ho capito di più un'altra cosa ancora, cioè che in quel reparto io fuori da me ho visto gente amare dell'amore più grande che esiste, che è il servizio, cioè il servizio è la forma di amore più potente che io abbia mai visto nella mia vita e credo sia la forma più sublime, più pura dell'amore, nel senso che in quel reparto lì amare, io ho potuto vedere questa cosa, cioè che amare coincide con il servire. E questa cosa io l'ho vissuta con il Paolo, cioè quell'anno lì io l'ho servito e sono stata felicissima di poterlo fare e non aspettavo altro che potergli lavare i denti, che potergli chiudere le palpebre. C'è stato un periodo in cui lui non chiudeva più le palpebre, quando andavo via la sera gli chiudevo le palpebre
di potergli incremare i piedi, di potergli fino alle cose più scandalose del patello, delle cose, perché lui ha perso tutte le facoltà. Però quel momento lì ho proprio capito che questo servizio, che questa forma d'amore puro, è il dono di sé commosso ed è ciò di cui noi abbiamo bisogno. E tante volte è ciò che manca di più tra di noi, perché ci pare qualche sopruso forse alla nostra emancipazione, non lo so. E invece è sempre così, con i bambini è uguale, cioè noi bambini li serviamo, no? Ma non siamo schiavi dei nostri figli, cioè sono i nostri figli, no? E noi li serviamo, cioè quel ne vale la pena che dice il Paolo. E quindi tante volte nella fatica poi della quotidianità, quando io mi dimentico di servire mio marito, mi vengono in mente quegli episodi, tantissimi episodi che io ho visto lì e continuo a vivere anche nella mia famiglia allargata. Io ho una nipotina gravemente ammalata che appunto non si muove più, e anche con lei la forma più alta dell'amore che possiamo è il servizio alla sua persona. Per cui questo, cioè, è una cosa che ho portato a casa grande, forte. E quando non si riesce, cioè quando non si riesce a stare in questa purezza d'amore, quando non si riesce a servire il proprio marito, quando si hanno altri pensieri, quando subentrano altre cose, come dice il Paolo, casa nostra è così, è piena di questi errori, di questi difetti, di questo peccato, piena zeppa. C'è stato un altro episodio che porto nel cuore del nostro matrimonio, questo molto più recente. Era un periodo di grande fatica, anche un po' fisica, c'eravamo un po' incriccati, io e il Paolo, proprio tra noi due. Era un periodo dove non ci intendevamo, cioè lui non mi capiva, io non lo capivo, ogni dialogo finiva in discussione. Poi, sapete, quei plurime ripartenze tutte vane, per cui dici, vabbè, adesso stasera proviamo, niente. Domani mattina proviamo, poi il classico che esce, poi provi a scrivere un messaggio, ma il messaggio diventa una catastrofe, cioè non esce. E quindi non so, c'eravamo un po' nella stanchezza del momento, così proprio rincastrati. E allora a un certo punto io in un messaggio a metà mattina gli dico, riparto con le mie pesanti, dicendo non so che pesantezza gli ho scritto, comunque gli devo aver scritto una cosa pesantissima, però in dentro c'era un po' il desiderio della ripartenza, un po' come, o forse gli ho anche fatto questa domanda esplicita, cioè noi da dove ripartiamo adesso, che facciamo? Sì, ecco, c'era questa domanda un po' disperata quasi, che era già una provocazione, come per dire adesso qua. E lui mi ha mandato lo screenshot degli orari della confessione in parrocchia, cioè 17:30 parroco in sacrestia, 17:30, 18, fine. Basta, non mi ha più scritto niente, mi ha dato lo screenshot delle confessioni. E no, poi dopo forse mi ha detto andiamo oggi pomeriggio, per cui lui è tornato, è uscito prima dal lavoro, è tornato con tutti i bambini che non sapevano dove metterli, e per cui siamo andati parrocchia, piedi, ta 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 ta, uno fuori coi bambini, l'altro entra, si confessa, e viceversa, l'altro entra, si confessa, fine, tornati a casa. Semplicissimo. Però lo racconto per questo motivo, per due motivi. Il primo, che anche quel pomeriggio lì, nella quotidianità, nella miseria di quel pomeriggio lì, io ho proprio vissuto una liberazione di nuovo, cioè noi abbiamo incontrato qualcuno che ci perdona. Quindi noi abbiamo una ripartenza certa. Certa. Cioè 100% assoluto di sicurezza su questo. Cioè noi possiamo sempre ripartire. Perché non ripartiamo da noi. Perché noi scommettiamo su qualcun altro. Per cui cioè, noi siamo assicurati, siamo i meglio assicurati. Cioè non esiste un'assicurazione più grandiosa nella vita, cioè noi ripartiamo da un altro e non ci scandalizziamo, quella roba lì non è magica, non è che esci e sai trattare tuo marito,
però è un gesto. E la seconda cosa è che, essendo un gesto, i figli vedono questo. Mi ricordo che l'Ambrogio, che era un po' intontito, vabbè, i maschi sono più tonti delle femmine, ma i nostri tre maschi sono i più tre piccolini, quindi hanno davanti due femmine. Mi ricordo che l'Ambrogio, che secondo me non si era fatto nessun tipo di domanda, cioè era uscito tipo branco, cioè la famiglia esce di, non ha neanche chiesto di farmi auto, cosa faccio. Verso la fine, cioè mentre stavamo tornando a casa, dicevo: ma noi dov'è che siamo andati? E papà e la mamma sono andati a confessarsi. Però mi ricordo anche di questo pomeriggio, perché anche poter dire a loro: ma cioè, i vostri genitori sono due poveri cristi che si tirano i piatti e che però, guardate, vengono qui e per questo ripartono e per questo la nostra famiglia esiste e c'è, e stasera ci facciamo una buona pasta asciutta. Per cui, vabbè, semplicissimo, però per dire che questa anche purezza e verginità dell'amore si perde, ma non c'è problema, cioè non c'è problema. E che vivere questa tensione è quello che fa crescere anche i bambini, perché io sono stata contenta quel giorno di far vedere ai nostri figli che noi eravamo piccoli, ma che avevamo un luogo grande a cui attaccarci. E poi chiudo con l'ultima cosa, me ne vengono in mente miliardi, però che così in questi anni c'è stata anche un po' l'avventura di un tentativo di accompagnamento di un gruppo di adolescenti del quartiere che hanno frequentato tantissimo la nostra casa. E anche questa avventura noi l'abbiamo fatta come famiglia, cioè... nel senso che c'era questo gruppetto di ragazzi che poi è diventato nutrito e che è cresciuto appunto e tentativamente noi abbiamo provato anche a condividere tanto della nostra vita, della famiglia, con questi ragazzi. E io ho notato anche in questo che vabbè, la cosa che più costruiva l'amicizia con i ragazzi erano le vacanze, per cui abbiamo sempre organizzato due vacanze ogni anno, una invernale e una estiva, con questi ragazzini, che era sempre un po' il momento vincente anche per poter incontrarli, per poter stare insieme. Queste vacanze sono sempre stato un grande caos, perché noi abbiamo chiesto ad altre famiglie di aiutarci, quindi andavamo via con questa formula molto strampalata di famiglie con bambini piccoli e adolescenti del quartiere di Precotto di Milano, abbastanza borderline. E mi ricordo che alla partenza di una di questi viaggi c'era il pullman pieno di ragazzi, noi andavamo invece con le macchine perché avevamo i seggiolini dei bambini, tutte le cose, eccetera, eccetera. Una madre porta suo figlio 17enne, lo accompagna, lo lascia giù con la macchina, poi ci vede, mi viene incontro e mi dice: ma grazie che portate via i nostri figli. E poi dopo un po', con la faccia un po' così, quasi spaventata, dice: Ma voi portate i vostri bambini con i nostri figli, che sono dei mascalzoni? Cioè, anche il fatto che i nostri figli stessero con questi adolescenti in una fase abbastanza della vita un po'. E che questa domanda mi ha un po' lasciato lì, perché io non me l'ero mai molto fatta, cioè per me era abbastanza naturale, però poi mi sono chiesta: perché per noi è naturale anche prendere e andare coi bambini? Perché invece l'esperienza anche in questa disponibilità, nella storia bellissima con questi ragazzi, è sempre stata un po' questa, cioè che quando sia chiaro un ideale, quando sia chiaro che la vita si guadagna donandola, è come se va via tutta la paura. E quindi io lì, in verità, poi pensando ai miei figli, all'inizio ho detto: cazzo, mamma, allora sto facendo delle bestie, che cazzo facendo, magari stiamo sbagliando tutto, portiamo i nostri figli con questi adolescenti. Invece poi dopo ci ho pensato, ho detto: ma perché non ci è mai venuto in mente questo problema? Perché in fondo probabilmente i nostri figli hanno imparato le parolacce prima di quello che normalmente si fa, perché le hanno sentite dagli adolescenti. Però io sono più felice che in questi anni loro abbiano visto due genitori che, per poveri come sono, però vivono un ideale. Io credo che questo per loro sia molto di più che neanche imparare tre parolacce in più, cioè. Ed effettivamente questa cosa
li ha sempre animati, cioè la partenza con noi per queste vacanze è sempre stato anche per loro quell'avventura, quel desiderio di essere insieme. E poi hanno sempre aiutato tantissimo, perché hanno sempre ordinato queste vacanze, perché c'erano i bambini, i ragazzi dovevano essere più ordinati, e perché noi potevamo chiedere loro di aiutarci con i figli. E quindi questo anche per dire che quando Paolo mi dice sempre, Teresa, è sempre un problema di disponibilità, mai di adeguatezza, e che quindi questi sì che si dicono nella vita non sono pazzia, ma sono l'affidarsi a un disegno buono. Di questo noi devo dire che facciamo, grazie a Dio, esperienza. Grazie, grazie mille. Se volete, se qualcuno ha qualche domanda, c'è il microfono e potete venire a fargli delle domande. Beh, io ve ne faccio una subito intanto, così rompiamo il ghiaccio. Ci sono tante cose che avete detto, che come famiglia io le capisco, le vivo, no? Tante cose che avete raccontato. C'è una cosa che mi piacerebbe chiedervi rispetto a quando parlavate, anche le ultime cose che dicevi tu, Tere, dei figli, perché tante volte vedo che è come se il mondo ti mettesse in contrapposizione il fatto che, non so, appunto hai 2 o 3 figli, no? E devi, come dire, concentrarti su di loro, ascoltarli, guardare loro, però loro chiedono tanto, no? Quindi c'è... E però, come dicevate voi, cioè io vedo che la cosa che mi sostiene è il mio matrimonio, il rapporto con mio marito, no? Com'è che la vivete questa cosa? Cos'è che vale? Cioè come guardate i vostri figli con verità? Come si può guardarli con verità invece di non, capisco che non è un problema di ascoltarli e basta, ma di guardarli con verità. Un po' l'avete detto, no? Però per me è una cosa molto... molto interessante per me, per come guardare i miei figli e mio marito. Dove tu vuoi tu adesso? Cioè, io faccio molta, molta fatica a... la complessità di una famiglia la conosciamo. Cioè, una famiglia è un'unità, cioè non so, io non c'è una cosa più complessa della famiglia, cioè è un casino la famiglia, cioè me lo dico con grande... È la testimonianza di matrimonio. No, esatto. Cioè, nel senso che se io analizzo le componenti, le esigenze, le analizzo, quindi le divido, cerco di gerarchizzarle, io divento pazza. Cioè, noi abbiamo una figlia che entra nell'adolescenza, un'altra di 10 anni, 3 maschi di 3 età diverse, lavoriamo tutte e due, abbiamo una serie di casini nella nostra famiglia allargata, ma come la vita di qualsiasi persona, cioè la vita è una complessità. Se anche solo moltiplico per 5 le esigenze di lo sport, bisogno di lui, cioè, dopo in maniera si va dietro ai bisogni. Certo che se c'è uno, abbiamo l'Agnese che ci hanno detto che fa fatica un po' a scuola, allora bisogna guardarla di più, no? Certo, ci si ferma quel pomeriggio lì e si dedica a lei, punto. Però quello che voglio dire è che noi siamo in una società molto... analizzatrice, cioè, ma perché siamo in una società che vuole controllare? Siamo in una società dove ciò che determina, cioè dove la ratio è: io devo controllare la mia vita e quello che ho,
visto che il figlio è una mia proprietà, lo devo controllare. Devo controllarlo vuol dire che deve andare dal dentista, deve sentirci bene, deve vederci bene, deve fare sport, deve sapere l'inglese, deve essere educato, deve imparare la gentilezza, deve imparare ad andare, deve imparare l'autonomia, allacciarsi le scarpe. Non so, sto dicendo delle cazzate, però per capirci, no? Cioè, io devo... ma la vita non, cioè, la vita è una complessità, ma è una vita, cioè non è un'analisi di tutte queste cose. Una volta mi aveva colpito che avevamo chiesto a un fratello più grande di Paul, in un momento in cui diciamo, cavoli, ci sono tante urgenze, tante cose, cosa bisogna guardare, cosa sembra che non bastiamo. Cioè, io ci sono dei giorni dove faccio acqua da tutte le parti. Mi dimentico la sacca del nuoto di quello là, la mamma mi chiama e dice guarda ti sei dimenticata il bambino all'asilo e attinimelo tu che arrivo. E, cioè faccio acqua da tutte le parti. Però io ho un po' imparato che cioè, questo far acqua da tutte le parti è un po' il modo ironico con cui Dio mi dice tu non controlli la vita, fatti aiutare. Allora mi ricordo che questo fratello del Paolo una volta su questo proprio su questa tua domanda... al dire non riusciamo ad essere abbastanza per rispondere a loro, non riusciamo. E lui aveva risposto così con una grande semplicità, aveva detto quello che riesce a dare è quello che basta per loro. Fine. Cioè, ed effettivamente io mi accorgo che quando io smetto di pensare che devo sistemare tutto e mi calmo nel vero senso della parola. Cioè che se uno ha sete, ti fermi e gli dai un bicchiere d'acqua e non fai un'altra cosa e non rispondi a un messaggio e non rispondi... Basta, fermati, una cosa alla volta. Quando io mi calmo e li guardo e li ascolto, loro hanno tutto quello che serve. Basta. Poi ci dimentichiamo una cosa, perdiamo un allenamento, non andiamo alla festa dell'amichetto, andiamo alla festa dell'amichetto e non c'è il regalo e facciamo una figura di merda. Fa niente. Fa niente, cioè... Non succede niente, va bene lo stesso. Ci ricorderemo la volta dopo, mamma, non abbiamo mai fatto regalo a quello lì e datti una svegliata, glielo compriamo. E meno male che me l'hai ricordato tu. Cioè, e l'altra cosa è questa, cioè, appunto, nella gerarchia, quando io dico che prima viene il Paolo, non è che ho in mente che quando lui entra gli metto il tappeto rosso. Non dovete immaginarvi questa cosa, anzi, no, non succede questa cosa, anzi gli dico vai a cambiare il patello a leone, cioè, non è questo, cioè, però è quella precedenza di sguardo quando lui mi dice ma non mi hai guardato, cioè è il dire, è la semplice comunione della partita insieme, cioè è dire tu dove sei, cioè... Basta. I figli poi vedono qua, non è che vedono che noi siamo servizi, non siamo una famiglia del Mulino Bianco, non siamo servizievoli, neanche fin troppo servizievoli, ma noi siamo insieme. E questo viene fuori, punto, da uno sguardo, basta. Così come si vede esattamente l'opposto quando non si è insieme. E lì sì che ci sono i casini, e lì sì che la complessità lì viene fuori, e lì sì che non si è in pace col fatto che fai acqua da tutte le parti. Una cosa velocissima, perché tu Marti dici guardarli con verità, io vedo che, cioè, appunto, guardarli con verità è già saper fare 100 metri in 8 secondi da un certo punto di vista, bisogna accontentarsi di guardarli intanto, perché io capisco che tante volte, e quello è già guardarli con verità, voglio spiegarmi, cioè, tante volte è vero, coi bambini ci si sta, ma in realtà non ci sei tu. Oppure ci si sta col problema di tappargli il buco che raramente è il loro, ma è quello che tu vuoi mettere a loro e glielo vuoi tappare. Tante volte i bisogni che hanno i bambini sono indotti o da te o dagli amici o dal genitore, cioè. E tante volte invece io capisco che l'urgenza per me, l'intelligenza che io chiedo di avere sempre più è quella di saperli guardare, punto. Cioè, perché questo sguardo qua fa scoprire
li fa guardare veramente con più intelligenza. Vuol dire che se c'hai 5 figli, capita spessissimo che magari uno dice: cavolo, guarda che l'Ambrogio stasera era giù, guarda che l'Agnese continua a interrompere i suoi fratelli, allora forse bisogna capire che cosa c'è. Ma guarda che la Tecla continua a chiedere un rapporto con te, vorrebbe avere un momento con te, non vedi come... Cioè diventa poi nella comunione tra marito e moglie, e questo è l'aspetto più affascinante, un guardarli insieme, come dire, cercando di... uno sguardo di attenzione che tante volte invece non si ha. E, appunto, io questa cosa l'ho capita benissimo durante il Covid con lo smart working, cioè che sei lavori dalle 6 del mattino alle 8 del mattino, poi stacchi, poi lavori, era così, poi lavoravo dalle 12 alle 2, poi dopo mettevi a letto, perché noi eravamo tutti quanti in casa, no, come tutti ovviamente. E mi ricordo che a un certo punto io, come dire, stavo con i bambini, ma intanto scrivevo la mail, poi lavoravo, ma c'avevo il problema che non ero stato abbastanza bene con i bambini. A un certo punto io ho dovuto fare i conti con questa cosa, ho detto basta, cioè se io sto con i bambini, sto con i bambini, vuol dire che li devo guardare, e vuol dire che magari il disagio che Pietro esprime buttando l'acqua, facendo cadere il bicchiere dell'acqua 3 volte a cena, che a te ti porterebbe a spaccargli la testa in due, invece magari è che lui sta esprimendo un bisogno, che magari tu non gli dai neanche il tempo di esprimerlo, perché gli hai già tappato, gli hai già chiuso la questione, non so se si capisce, no? Io dico tantissime volte, dico che il problema per me è che il tempo con i bambini sia un tempo di qualità, scusate questa frase un po' da... Però, cioè, vai al parco con Pietro, sì, ma poi con Pietro ci sei stato al parco? Perché magari, cioè, anche... tirandosi la palla da 10 metri di distanza, uno può mandare 4 WhatsApp, 2 mail, 2 foto, no? Sì, sì, bello, bellissimo, Pietro, bellissimo. Capita, invece tante volte il guardarli con verità per me coincide già con questo guardarli nella verità di quello che loro sono, che loro esigono. Io la capisco così. Qualche altra domanda? Se no vi facciamo tornare a casa e ne avete un po' di strada. Situazioni che uno avrà fatto in modo disagio, magari del figlio di un figlio, cioè del figlio di un figlio, il percorso, come no, condiviso. E a volte si prende in modi diversi, oppure non so se tolleranti o meno, come di confrontare tutto, cioè mi faccio trasparire il fatto che si diversi, quindi la mamma che si è visto, papà. Oppure perché ci sono più io invece che dicono no, cioè quindi dobbiamo mettere tutti sempre d'accordo, perché ci scambiamo appena non ci avremo, oppure stavo in affaire per questa nostra diversità. Allora noi ci scanniamo anche di fronte a loro, così scandalo totale. No, nel senso che in verità è capitato che, cioè, non siamo di quelli che aspettano di andare a letto nel silenzio, adesso che non sentono ti dico tutte le cose, che no, non abbiamo quella pazienza. No, non c'è. Però, quindi proprio siamo proprio miseri. Però voglio dire una cosa su questo, cioè, però io nel tempo ho molto imparato a lasciare spazio a mio marito. Cioè, in questa ossessiva ricerca del controllo della madre, che è proprio sbagliata, io ho capito che uno dei miei compiti più importanti è lasciare che il padre ci sia. Quindi sarà che poi insegno e quindi vabbè, vivo con degli adolescenti giorno e notte anche su quel fronte lì,
e vedo tante persone senza padre e mi accorgo sempre di più che mancano i padri, anche perché le madri non gli permettono di fare i padri, perché tu fai colloqui con i genitori e il padre è una specie di muffa appoggiato al tavolo, perdonatemi, parla solo lei, solo lei. È una specie di... Io ogni tanto dico, adesso il papà cosa dice? Ha detto tutto mia moglie. Ma, cioè, io un po' vedo questo fenomeno, perdonatemi. E io invece voglio che loro abbiano un padre e capisco che devo fare 3 passi indietro. Paolo fa le cose in maniera opposta come le faccio io, opposta. Quindi io devo ogni tanto mortificarmi, cioè, però dentro di me dico vuoi imparare assolutamente. Però io ho imparato che vale molto di più questo, cioè i miei 3 passi indietro valgono molto di più di 1000 miei sforzi di correggere lui, di farla. E poi scusate, un'altra cosa veramente basic, stiamo diventando sempre più grezzi nel corso della serata, però è che non si fanno tutte le battaglie, si fanno solo le battaglie che servono. Cioè non si può battagliare per tutto, e come versi l'acqua, e come hai messo via la macchina, e come rifai il letto, bisogna lasciare andare, poche cose, si battaglia su poche cose, quelle che valgono. Per cui io ho imparato che a lasciar correre un sacco di cose, perché l'equilibrio non esiste. Esiste quando tu non sei maniaco, cioè esiste in una imperfezione, nella bellissima imperfezione che è la nostra vita. Ha detto tutto mia moglie. Non so. Qualcun altro? E urla un po' però da là in fondo. Hai raccontato tanti esempi, sono molto belli. Io l'ho conosciuto velocissimo perché sono una persona che si fa. E mi piacerebbe farti raccontare questo episodio, perché mi ha aiutato sia l'aspetto della famiglia e dell'educazione, sia l'aspetto anche della cosa. La mia esperienza, quello che sto vedendo adesso, anche confrontando nel lavoro, con amici, magari quando finito a fare questo passo, un punto fondamentale è quello della comunione, della solitudine, del rischio della solitudine, vivere il rapporto con l'altro solamente come una cosa successiva. Quindi vorrei, sarebbe bello, l'avete già detto, raccontare l'esperienza di quello che può essere l'amicizia, quello che può essere un atto di avere, dentro la quale si gioca l'interferire i figli e il cammino anche di rinnovamento anche della vostra scelta, perché secondo me quel vale la pena che è più rientra dentro anche questo passo qua, soprattutto alla luce della domanda che faceva la macchina, cioè perché vale la pena? E secondo me oggi questo è un punto fondamentale, cioè il fatto che non si scoglie a camminare in questa via, in questa scelta, no? Che è il matrimonio e poi passa dentro anche. Faccio un esempio, è giustissimo quello che dice, non l'abbiamo toccato ed è giusto, cioè anche il ruolo degli amici che sostengono. Faccio un esempio. Avete in mente quando si invita qualcuno a cena e appena prima della cena, patatrac, casino, qualcuno litiga, oppure proprio cade qualcosa, casino, ci si incazza, isteria. Concitazione. Poi quindi casino, magari parte anche qualche insulto, poi citofonano gli amici, entrano e voi dove venite? E cioè, si fa il sorrisetto, si ricompone tutto, tipo stile vi aspettavamo, tutto.
Io ci sono state volte in cui, a noi è capitato un sacco di volte, ci sono state volte in cui schifata, proprio, ho proprio pensato, ma noi facciamo schifo, cioè noi fino al primo, prima, fino all'istante prima che entri la gente ci ammazziamo, poi un secondo dopo ricomponiamo le cose e poi effettivamente facciamo anche delle gran belle serate magari. E poi dopo Paolo, che è molto meno moralista di me, anzi non lo è decisamente, anzi è proprio, anzi gli piace molto il gusto della provocazione, il gusto dello sbagliato, il gusto di... mi ha sempre detto, ma che te frega sta roba, che io poi mi facevo i problemi morali, ti direva, noi siamo una facciata, cioè noi siamo, capito? Invece cioè, mi ha detto, ma che te frega, ma è stata bella stasera o no? E una volta lui mi aveva detto, comunque, cioè il ruolo degli amici è questo, cioè che tu sei lì, che ti tiri i piatti e loro ti rimettono la schiena dritta. E infatti a fine serata, quando loro escono, non ti rimetti a tirare i piatti, ma sei contento. Cioè noi siamo custoditi da degli amici che per prima cosa nell'amicizia invadono i nostri spazi, perché questa è la prima cosa dell'amicizia, cioè arrivare, guardate questo è importantissimo, cioè raggiungersi fisicamente. Non coi messaggi, non ci vediamo, ci sentiamo, solo le chiamate, cioè arrivare lì, entrare in casa. E io ho capito nel tempo, superando tutti i miei moralismi, che c'è una custodia degli amici, cioè che gli amici permettono a noi di tenere la schiena dritta, così come permettono a noi tante volte di tirare il fiato. Ci sono due parrocchiani. E quando si è ammalata mia nipote Fiammetta, io ho cominciato quotidianamente ad andare a casa di mia sorella ad aiutarla. Hanno capito che io non ce la facevo più e senza conoscere mia sorella, mia nipote, hanno cominciato a dire come facciamo ad aiutarvi. E io ho detto non si può, a casa della Fiammetta non si può andare, posso andare solo io. Ho cercato di tamponare, a dire state al vostro posto. E poi un giorno questa parrocchiana, che ha 10 anni più di me, mi ha detto va bene. Tu aiuti loro, io aiuto te. Una volta a settimana tutti i tuoi figli vengono a cena a casa mia. E da quando la Fiammetta è malata, tutte le settimane i bambini il martedì sera vanno a cena da questa parrocchiana. E magari io e Paolo ci facciamo due chiacchiere, o lavoriamo se non abbiamo lavorato, o io riesco a stare di più dalla Fiammetta. No, io avrei fatto il suo stesso esempio. Nel senso che... è un punto fondamentale quello dell'amicizia, perché c'è bisogno di qualcuno che ti aiuti a relativizzare, che è l'esempio che dice la Tere, cioè a un certo punto tu ti scanni su come hai appoggiato la bottiglia sul tavolo e quella roba lì rischia di diventare, per orgoglio, per presunzione, per stanchezza, rischia di diventare tutto. Quella finestra aperta lì, quella porta aperta lì che fa entrare un altro ti aiuta a relativizzare, cioè ti aiuta a rimettere te di fronte a quello che è il senso della realtà. Quindi il senso dell'amicizia, il senso della compagnia, quindi in fondo a questo tu di cui parlavo prima. E quindi ridà valore a quella bottiglia lì che, viva Dio, rimane una bottiglia. Cioè tu ti stavi scannando con tua moglie per una bottiglia. Non so se mi spiego sul concetto di relativizzare, per me è proprio questo, cioè aiutano a rimettere tutto al giusto posto. E poi è faticoso, cioè è vero, è un impegno, quello dell'amicizia è un impegno, cioè noi siamo cresciuti con Don Fabio che diceva bisogna dedicarsi tempo e spazio, che vuol dire che quando arrivano a casa tua arrivano un marito, moglie, tendenzialmente 4 figli brufolosi, scaccolosi, che sono appena stati nel fango e ti calpestano tutto il tappeto che tu hai appena passato, cioè ti spostano dalla zona di comfort in maniera devastante per certi aspetti. Beh, è così, no? No, però voglio dire, è un impegno questa cosa qua dell'amicizia, è un impegno nel senso che è vero, tante volte se non si è dentro questa dimensione è facilissimo che uno dica quella che io chiamo la sindrome del passeggino, cioè che uno dica oh venite cavolo ci vediamo a pranzo che mio figlio è malato,
Ma ci vediamo a messa che, ma cavolo, ha preso, gli fa male l'orecchio. Ma oh, facciamo una bella, oh, venite in vacanzina. Ma insomma, siamo un po' incasinati perché poi Luchino, poverino, c'ha due linee di. È la sindrome del passeggino, cioè diventa che tu nelle tue tre cose alzi questa barriera per cui inevitabilmente, inesorabilmente e alla velocità della luce, come dire, ti chiami fuori da tutto. In questo senso è, come dire, uno spostarsi da una posizione che potrebbe essere borghese, che potrebbe essere di comodo, che potrebbe essere di comfort, e lo è anche dal punto di vista del contenuto. Questo provavo a dire prima, cioè è faticoso sentirsi dire guarda che i tuoi figli sono un po', guarda che secondo me quella roba lì che dici sul lavoro, guarda che come tu vedi questa cosa dell'Ucraina, guarda che, cioè è faticoso, però è veramente il punto dove davvero si cresce. Cioè io più cresco e più mi accorgo che desidero rapporti che non disimpegnino. Cioè un tempo l'avrei desiderato, cioè voglio dire, un tempo che dicevo ascolta, vado da quello lì, mi piazzo sul divano 8 ore, mi bevo 15 birre, guardo 12 partite, che ci sta, però è come se sempre di più mi accorgessi dell'esigenza di qualcuno che ti impegna, cioè che ti fa rimettere la schiena dritta, per cui tu al lunedì vai a lavorare e sei di nuovo di fronte ad una potenzialità di vita che è molto più emozionante, molto più affascinante. Grazie ragazzi. Io chiuderei, che si è già fatta un'ora tardi. No, volevo ringraziarvi tantissimo, perché è stato proprio un aiuto anche ascoltarvi per rimettere in discussione la mia storia, la nostra storia, per riguardare una positività che è questa vita, che è il fatto di sposarsi e avere dei figli, e che non è una positività perché siamo perfetti, ma siamo, cioè uno è come è, e dentro a questo essere come siamo possiamo veramente desiderare di essere felici partendo da quello che abbiamo, che sono veramente già il fatto di avere una famiglia e dei figli già è un dono gigante da guardare, e quindi grazie mille, veramente. Volevo dare solo due avvisi velocissimi, che all'uscita ci saranno due persone che per raccogliere delle offerte libere per sostenere questi incontri e per sostenere tutte le spese degli incontri, e che i prossimi due appuntamenti saranno il 6 maggio con Don Daniele Scorrano, sempre per approfondire un po' il tema della vocazione familiare, e il 25 maggio con Vittoria Maioli Sanese, che ci aiuterà un po', lei è una psicologa, soprattutto sulla coppia, sulla famiglia, e anche lei è proprio anche molto esperta sulla questione dei ragazzi, educativa, dei figli. E quindi ci vediamo a questi due incontri.